Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, il video lo faccio stasera perché ieri sono uscito con degli amici e poi oggi ho avuto da fare, quindi lo faccio adesso. Tutti quelli che stanno chiedendo che fine ho fatto per i monzesi più che altro, il video lo faccio, non vi preoccupate monzesi, il video lo faccio, non ci sono problemi. Bene, intanto per incominciare pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Stai tranquillo in monzesi, non scappo, non vado da nessuna parte, sono qua e faccio il video. Allora, un Pisa è sceso in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, un Pisa propositivo in avanti, tanto è vero che al primo minuto Torregrossa insacca subito e siamo sull'1-0 per il Pisa. Pisa propositivo in avanti, schiaccia il Monza nella propria metà area e infatti dopo 9 minuti siamo già sul 2-0. Quindi un Pisa in avanti, un Pisa propositivo, un Pisa che fondamentalmente non ha dato respiro a questo Monza che ha tantissimi giocatori di rilievo, per carità di Dio, ma non hanno avuto respiro. Poi al ventesimo, su un tocco di braccio, perché non è stato altro che un tocco di braccio, che ne dica il VAR, l'arbitro, eccetera, eccetera, bello pieno, comunque è stato, diciamo così, è stato decretato che era attaccato al corpo, va bene, e quindi Machine insacca e siamo al ventesimo, siamo sul 2-1, partita va avanti, sempre stesso scirimo, ma stesso film, si scende negli spogliatoi sul 2-1 per il Pisa, quindi nella ripresa un Pisa che fondamentalmente non ha dato modo al Monza di fare praticamente niente, poco e niente. Comunque sia, Puskas prende una traversa perché se entrava la partita era chiusa, ma niente, non c'è stato niente da fare. Diciamo così, gli astri hanno detto che il Monza deve andare in Serie A. Bene, hanno detto gli astri, è così. Quindi un Gittier che è la 78esimo su errore difensivo di Leverb segna il 2-2. Quindi nello scorrere del tempo il mister fa le sostituzioni e quindi al 90esimo Mastino insacca e siamo sul 3-2 e porta il Pisa ai supplementari. I ragazzi erano veramente stanchi e siamo praticamente rimasti schiacciati dalla superiorità del Monza. Adesso sì, sono stati fatti i cambi, quindi il Monza è una panchina importante, ha effettuato i cambi e noi siamo rimasti purtroppo schiacciati. Su un altro errore difensivo, su angolo, il Monza trova la rete con Marrone al 96esimo. Trova la rete e purtroppo su un altro errore difensivo il Monza la pareggia. Quindi andando avanti è sempre stato più difficile perché fondamentalmente i ragazzi hanno sofferto la stanchezza. Brindelli poi sbaglia clamorosamente e Gittier insacca al 101esimo. Da lì in poi fondamentalmente non c'è stata più partita perché poi il Monza a quel punto si è chiuso indietro, tant'è vero che poi al 104esimo viene espulso la Manna. Ma non è stato... fondamentalmente non è stato sufficiente, ormai i nostri ragazzi erano stanchi, dato anche dalla panchina ridotta, che purtroppo abbiamo avuto la carenza anche di Caracciolo, che è il pilastro portante della difesa. Vabbè, non che Hermansson abbia giocato male, in definitiva hanno giocato bene tutti i ragazzi. Bene, complimenti ai nostri ragazzi e complimenti chapeau al Monza. Vi auguro poi tutte le fortune in Serie A, visto e considerato che Berlusconi ha detto ora vinceremo lo scudetto e poi andremo in Europa. Se così sarà, tanto meglio per il Monza. Bene, per quanto riguarda noi, io direi Pisa, io direi perfetto. L'unica cosa che a noi è mancata la conclusione. Peccato, perché se andiamo a vedere il tabellino, 17 tiri
totali per noi e 15 per il Monza, quindi in definitiva abbiamo avuto più tiri noi del Monza, ma è normale. E poi i tiri in porta sono stati 6 per noi, 7 per il Monza. Vabbè. Quindi alla fine il Monza è andato bene, diciamo, alla fine di partita, quando noi purtroppo siamo andati in deficit, perché ripeto, panchina corta. Abbiamo avuto purtroppo a fine campionato la panchina corta, abbiamo avuto problemi con il difensore, colonna portante, come detto prima, e poi forse, io dico forse, probabilmente, Benali e Torre Grossa più di un tempo non riesce a fare, e un Puskas che avrebbe potuto fare meglio, perché tante e tante occasioni abbiamo sprecato. Comunque, inutile stare a recriminare, è andata così. Questa è stata, diciamo così, la fotografia. Poi, per quanto riguarda il mister, io due parole le dico. Per me ha fatto bene sia a Frosinone che nelle due partite col Benevento e sia con le due partite del Monza. Ha fatto veramente bene, ha messo in campo delle formazioni che hanno dato i loro frutti, indipendentemente da come sia finita poi domenica. Nel calcio è così, il calcio a volte paga, a volte non paga. Comunque un mister che secondo me ha fatto bene sia in semifinale che nella finale, e ha fatto bene anche a Frosinone. Niente, questo è giusto tanto per puntualizzare. E poi io vi aspetto tutti mercoledì nella trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, dove andremo a analizzare questo e, diciamo, tutto il campionato. Secondo me i ragazzi hanno fatto veramente un bel campionato da inizio alla fine. Qualche cosa di opinabile in certe occasioni per il mister, ma questo si sa, no? Non tutte le ciambelle riescono col buco, ma fondamentalmente è stata un'annata per noi veramente veramente bella. Io vorrei ricordare questi monzesi che l'anno scorso, nonostante abbiano speso quello che hanno speso, non sono comunque andati in Serie A, ci sono andate altre formazioni. Quindi non è vero e non è detto che spendere tanto a volte paga. Quest'anno sono stati baciati dalla Dea Fortuna, a volte va, a volte non va. Ma io sono convinto che noi abbiamo basi solide, fondamenta solide, e io sono convinto che questo Pisa quest'anno se l'è giocata alla fine, no? Perché alla fine siamo andati a un soffio andare in Serie A diretti e a un soffio ad andare in Serie A con i playoff. Ma nulla è detto, non andiamo quest'anno, va bene, è l'anno prossimo. O anche fra due anni, non è un problema. L'importante è andare, insomma, essere, quando andiamo in Serie A, essere preparati per la Serie A, e, eccetera, eccetera. Insomma, quindi io credo che fondamentalmente con la società che abbiamo alle spalle, io penso che per il Pisa non ci siano e non ci saranno problemi per raggiungere la Serie A. Sicuramente no. Quindi, voglio dire, se non è quest'anno sarà l'anno prossimo, e se non è l'anno prossimo sarà l'anno dopo. Ma io credo, penso che con le basi che abbiamo, le fondamenta che abbiamo, questo Pisa sicuramente arriverà in Serie A. E quando arriverà in Serie A sarà una Serie A stabile e duratura. Questo io penso. Bene, io per questo video la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A mercoledì!